no, ma così, ma così, non taglio così, va così, dai, cavaliere vai qui, Sì, cavaltiere. sì, certo, Andrea. qui va bene, aspetta che mi ero preso l'agenda, Infatti, c'è chiama? Sì, guarda, 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 Siamo lontani noi. No, non ho provato niente. Ah, sì, certo, mi hanno certo. detto di andare a provare. Usiamo il microfono? Questo, no, questo. Okay. Okay. prova, prova. prova. Ma penso no, di no, 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 potrebbe no. no, no, essere fatti. Sì, sì, tarato. Sì, sì. Ciao! Perfetto. I primi posti sono sempre quelli che non si occupano, chissà come mai. Allora, buonasera a tutti. Eh, sì, sì, Allora, verifichiamo se siamo pronti con la trasmissione, tutto pronto? Pronto, vado. Buonasera a tutti, io sono Giuseppe Riva, sono il direttore del Humane Technology Lab, il laboratorio di Ateneo che si occupa dell'interazione tra tecnologia e umano. Siamo qui oggi nel secondo dei tre eventi di questo ciclo sul metaverso. Nel primo incontro ci siamo soffermati sul potenziale del metaverso dal punto di vista lavorativo. Ci siamo chiesti in che modo il metaverso sta impattando e impatterà su tutto quello che riguarda il mondo del lavoro. Nel secondo di questi incontri ho il piacere invece di introdurre la nostra giornalista Alessia Cruciani che guiderà questo dibattito su un tema che per noi che lavoriamo all'università è un tema cruciale, che è quello... Della formazione, il metaverso avrà un impatto sulla dimensione formativa? Se sì, e come? A questo punto lascio la parola ad Alessia che ha il compito di moderare l'incontro e di presentare i nostri due relatori. Alessia, te la parola. Grazie. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. È sempre un piacere vedere una platea giovane di, di, di studenti, soprattutto entrando ho visto tutte le lauree. Mi sentite? Si sente? Sì, sì. sì, sì. c'erano tutte le lauree e insomma, è stato un momento di ricordi anche, anche per me, di un'era geologica fama. Insomma, però, lo ricordo, li ricordo bene. Vi auguro a voi di arrivarci presto. Insomma, chi deve ancora laurearsi. No, io ero qui con il professor Riva. Un, un mese fa, e appunto, come diceva, si è parlato nel primo incontro: si è parlato di, di quali lavori, le professionalità che, che servono per, per entrare nel, nel metaverso. E proprio il professore eh, raccontava che. A differenza di quando sui banchi forse c'eravamo noi, eh, in cui serviva invece, ci raccomandavano che serviva tanto una iperspecializzazione, oggi invece serve una preparazione più multi, multidisciplinare. Perché? Perché queste tecnologie, la realtà virtuale, la realtà aumentata, il metaverso di cui sentiremo parlare oggi, insomma, ci richiedono di, di essere in grado di fare da ponte tra vita online vita offline, insomma, è. è è una, sfida, è una sfida interessante e eh, le aziende stanno un po' cominciando a sperimentare questo, il metaverso, facendo soprattutto, come stavo detto l'altra volta, onboarding, training, eh, ma ancora... Eh, manca manca un, un aspetto importante, manca eh, l'aspetto proprio della formazione, di prepararsi. Come ci si prepara? Come i, i docenti vi devono preparare? Cosa dovete fare voi per essere pronti eh, a questo mondo che, che sta arrivando? Cosa fanno anche, anche le aziende per, eh, per affrontarlo? Allora, io presento subito i relatori di questo incontro. Uno è un vostro professore, Andrea Gaggioli, professore ordinario di psicologia generale e anche direttore del centro di ricerca di psicologia della comunicazione. Ah, Mentre, eh, buonasera Andrea, accanto c'è Nicola Ravarini, CEO e founder di Warzone, che poi ci spiegherà che cos'è. Ma intanto io darei subito la parola a Nicola perché magari ci fa un po' una, ehm... ci racconta un po', ci riepiloga che cos'è cos il metaverso, quali sono le tecnologie che lo compongono, perché... Eh, sembra che tutti lo sappiamo, ma invece, magari qualche, qualche passo insomma, ci, ci manca sempre. Quindi rifacciamo un attimo una, un ripassino. Bene, bene, si sente? Eh, buon pomeriggio a tutti. Eh, come diceva. Eh, Alessia, sono eh, il CEO di Warzone, che è una società che è nata qualche anno fa, anche un po' antesignana. Se si vuole, sette anni fa, quando di metaverso non si parlava proprio, e abbiamo iniziato a fare un po' di cherry picking in giro per il mondo, a prendere tecnologie, sia hardware che software, per vedere di metterle. In, eh, a disposizione del mercato e, e quindi abbiamo iniziato tutto un percorso che non, non vi racconto adesso perché fondamentalmente sono qua per raccontarvi qualcosa di diverso, cioè, o meglio, capire voi che, a che punto siete nella vostra preparazione sul metaverso. Questa mattina abbiamo avuto una, presso la una nostra sede una scolaresca di secondo liceo. 20 ragazzi ai quali ho chiesto, la domanda che faccio anche a voi: quanti di voi hanno provato un visore e sono entrati nella realtà virtuale, cioè hanno fatto un viaggio nella realtà virtuale? Così, mano alta. Eh, già c'è una buona percentuale, normalmente molto più bassa, ok? Perché di fatto il problema è capire che cosa vuol dire metaverso, metaverso è un po' una parola cognata un po' di tempo fa. Da un, da un scrittore ehm, che fondamentalmente raccoglie una serie di dati, una serie di concetti e di dati importanti che vanno analizzati e che non possono, non possono nessuno di questi elementi può prescindere eh, dall'insieme del metaverso. Vi ho preparato qualche slide veloce giusto per darvi un ordine di idee di cosa stiamo parlando, poi proseguiamo con il, il, il programma della, della giornata. Eh, comando io. Qua, perfetto. Metaverso. Metaverso vedete una palla al centro che contiene tutta una serie di altri concetti fondamentalmente, partendo dalla realtà virtuale, bollo in basso a sinistra, la realtà aumentata e la mixed reality, che sono tre concetti completamente diversi. Eh, ma non possono prescindere da avere anche all'interno, come nel discorso del metaverso, eh, la blockchain, NFT. 5G, computer quantistico e intelligenza artificiale. Tutto questo insieme di concetti compone il metaverso. Allora, per avere un minimo d'ordine, eh, sapete che oggi si parla di Web 3.0, l'evoluzione è chiara a tutti, no? è partiti da un computer che fondamentalmente dava informazioni statiche al Web 2.0, dove il nostro strumento vitale in questo momento, quando lo dimenticate a casa, è come se vi è tagliato un braccio, non potete farne a meno. Ehm, ha scatenato tutto quello che voi conoscete molto bene sui social e, e, e come smartphone come strumento. Il passaggio del web 3.0 sarà quello di mettersi un visore in faccia, che oggi è piuttosto ingombrante, vedremo anche eh, a seguire. Ma a tendere dovrà essere un occhiale più o meno come quello che, che indossate ora e vi darà tutta una serie di vantaggi. Nel passato, chiaramente, tutta, tutte le tecnologie che evolvono hanno una storia eh, molto lunga o mediamente lunga, eh, e quindi la nostra storia parte nel 1968. Pensate che già allora si fecero degli esperimenti di realtà virtuale, cioè l'uomo ha questa tendenza a volere entrare in un mondo nuovo, fantastico, in qualche modo parallelo a quello che vive. E qualcuno si ricorderà un film famoso, quello Matrix, dove si viveva completamente una vita parallela in un mondo creato. Ed è un film quindi, di quasi di 23 anni fa, 24 anni fa quasi. E, e che perché non parlare di Minority Report, quando Tom Cruise spostava le immagini nel vuoto. Tutte queste, queste idee fondamentalmente che hanno, che hanno creato dei film o dei, o, dei, o dei libri, hanno dato spunto agli autori, erano tecnologie già studiate da allora. Ma qual era il blocco all'ingresso per poterle sviluppare? La potenza di calcolo dei computer. Quindi le schede grafiche non erano sufficienti, la potenza del computer non era sufficiente per mettere a terra progetti di questo genere. Ci hanno provato, nel 2004 si sono fatti male un bel po' di aziende, eh, puntando sul, sulla realtà virtuale. Ora cioè, ci sono due elementi fondamentali che hanno accelerato questo processo, il processo che ci porterà nel futuro e vi porterà nel futuro. Uno è il computer quantistico, quindi qualcuno ne ha già sentito parlare, oggi è un una stanza probabilmente, non l'ho mai visto io fisicamente, ma è qualcosa di molto molto voluminoso eh, che nel tempo si ridurrà e, ed è in grado, lo fanno oggi IBM, Google, c'è cioè una società giapponese che ne sta processando uno, anche più veloce di entrambi, eh, ma la verità è che questa è, è, la, è la soluzione per poter entrare nel metaverso dei, dei prossimi 10, 15, 20 anni. Cioè un computer quantistico è in grado di elaborare, un, processare un, un calcolo, in tre, oggi lo fa in 3 minuti e 20 secondi, probabilmente sarà, migliorerà come performance, contro quello che riesce a processare un computer attuale in 10.000 anni. Voi immaginate la rivoluzione che ci aspetta da qui a, pensiamo, 5, 6, 7, 10 anni. In più l'intelligenza artificiale, questo è un po' più comune a tutti, no? Avete sentito parlare tanto di Chat GPT, uh, ieri è uscito, l'altro ieri è stato bloccato dal garante, insomma ci sono un po' di, di attività già che si, si fanno con l'intelligenza artificiale. L'insieme dei due concetti ha dato una spinta al mercato. In più se aggiungiamo la pandemia che ci ha messo in condizione di utilizzare i nostri strumenti per entrare in comunicazione in contatto. Relegati a casa, eh, ha, dato, ha fatto sì che questo, questo mondo eh, decollasse. Io non mi soffermo chiaramente su tutti i concetti, perché stiamo facendo un riassunto a pochi minuti. Però il concetto dell'intelligenza sull artificiale sul, eh, sulla realtà virtuale è quello che, che vi mostra questo piccolo video: ossia, eh, Meta eh, con il suo Oculus. Registra fondamentalmente quei due controller che oggi sono necessari per operare all'interno di uno spazio di realtà virtuale tutti i movimenti dell'uomo. E una volta che l'intelligenza artificiale li ha acquisiti, possiamo lasciare i due controller e semplicemente col gesto delle nostre mani, che sono state memorizzate, potremo operare all'interno dello spazio virtuale. Quindi, questo è uno, un classico eh, esempio di applicazione di intelligenza artificiale al, al mondo della realtà virtuale. Le, le differenze, quando si parla di realtà virtuale, è un po' generico, molto, molto spesso gli allievi, ma tante persone che non sono a conoscenza del settore, le confondono, ma fondamentalmente sono divise in tre blocchi, la realtà virtuale pura, la realtà aumentata e la mixed reality, sono tre cose differenti. La realtà virtuale pura è quella che mi permette, indossando un visore, che oggi è piuttosto voluminoso ancora, lo vedete, eh, di entrare in un mondo che è ricostruito totalmente al computer, quindi un mondo che non esiste e viene ricostruito, eh, all'interno del quale io posso fare n attività. Chiaramente oggi sono ancora un po' plasticose nell'immagine, quindi non siamo ancora all'iperrealismo, quindi non è questa situazione, proprio perché le schede grafiche non sono in grado di processare così velocemente e fare un calcolo così, così, così veloce e così potente da poter caricare polimeri sono, che si usano per, per costruire le immagini. In modo realistico. Questa è un po' l'evoluzione no? dei visori. Qualcuno di voi li aveva visti, si era partiti con Samsung Gear, si infila un telefono, un, uno smartphone all'interno di questi cardboard e si poteva visualizzare a 360 gradi un'immagine o un video che era stato caricato. Il passaggio successivo è quello degli, degli Oculus, HTC Vive, che è un'altra società che sviluppa headset di, di, di buona qualità, ci ha permesso di entrare nel mondo della realtà virtuale. Oggi si stanno un po' sottigliando, non troppo, e iniziano a essere dei computer stand alone. Cosa vuol dire? Che HTC Vive ha ancora un cavo che ci porta a un computer e una scheda grafica e grazie a quel cavo e a quella scheda grafica possiamo visualizzare dei contenuti graficamente accettabili. I, 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 I visori attuali, tipo Oculus Pro anche, che è appena uscito, Comunque sono dei computer stand alone, quindi il computer è tutto qua. Chiaramente sconta un po' meno di qualità grafica o alcuni programmi non possono girare su questi visori, quindi è tutto un, un work in progress. Okay. Guardate la risoluzione, quello che vi dicevo, oggi il miglior visore ha una risoluzione in megapixel di 2.3. Il mercato ci dice che fra sette anni, che è domani per il nostro mondo, eh, si arriveranno a 8 megapixel, quindi vuol dire che la qualità grafica sarà impressionante cioè, e ci avvicinerà sempre di più a una sensazione di realtà. I, i sensi verranno coinvolti, eh, oggi c'è l'udito chiaramente e la vista, ma noi abbiamo già sperimentato, in Bielorussia abbiamo preso un corpetto aptico, si chiamano guanti e corpetti aptici, o tutte aptiche, eh, tutte che indossate riescono a trasferire non solo il calore, o il freddo, ma il senso del tatto. Quindi questo bicchiere è virtuale, fluttua nel vuoto, non esiste, e con il mio guanto attico lo tocco e lo sento, e quindi posso iniziare a interagire anche fisicamente con qualcosa che non esiste. La realtà aumentata, quindi chiaro, visore, sono in un nuovo mondo, non vedo altro, entro dentro in una realtà ricostruita, computer. La realtà aumentata è invece è quella che avete voi a disposizione tutti i giorni in mano, con il vostro tablet piuttosto che il vostro smartphone. Quindi alla sovrapposizione dello strumento verso o un QR code o una sagoma o addirittura una geolocalizzazione. Vi ricordate qualcuno di voi era il ragazzino c'erano i Pokémon Go? Se andava in giro a catturare i Pokémon perché c'era una geolocalizzazione, quindi il mio strumento intercettava un segnale e appariva che cosa sul telefonino? E ancora succede: un'animazione, quindi un approfondimento di un tema X, potrei essere al ristorante, oggi lo facciamo col menu, ma potrei passare per strada, inquadrare il ristorante e mi viene fuori qua. Il menu, il costo, eh, se c'è posto, se non c'è posto, che è lo chef. Quindi mi dà un valore aggiunto informativo. Tutte le volte che io utilizzo questo strumento, sul parabrezza della macchina, qualcuno dei vostri genitori o voi stessi avete probabilmente un sistema per cui le telecamere vedono il segnale di limite di velocità e ve lo proiettano sul, sul deflettore. Questa è già è in realtà aumentata. A tendere avremo degli occhialini che faranno questo, dei piccoli occhiali che saranno in grado di aiutarci in questo senso. È già molto applicato, o meglio, parzialmente applicato, in Italia un po' meno, però si usa soprattutto nella parte relativa alle aziende che devono fare manutenzione, l'utilizzo di questo strumento. Ecco, questi sono i famosi occhiali di cui dicevo, questo è il, è il parabrezza della macchina, no? quindi questa qua è realtà aumentata, non è realtà virtuale pura. L'insieme delle due cose fa la realtà mista, ok? Mixed Reality è la possibilità di vivere eh, parallelamente o, in, o insieme addirittura le due situazioni, quindi con dei, dei visori, degli occhiali, definiamoli così, molto più performanti, eh, che producono per esempio Microsoft con HoloLens, piuttosto che Magic Leak, che è un'altra società importante, noi avremo la possibilità di switchare, quindi potremo avere questa situazione reale e, in, e attivare un principio per cui il mio occhiale che è virtuale galleggia all'interno dello spazio. Barra entrare in una dimensione completamente di realtà virtuale e mixare le due cose. Su questo c'è poi una tematica della paura, del, che è un classico delle de domande che mi vengono fatte. Ma noi finiremo a isolarci sempre di più, a vivere in un mondo parallelo. Questa è, un, è una, una, un, una domanda legittima e che però nasconde dietro una non consapevolezza di quelle che potranno essere le progressioni di questa tecnologia. Ci cioè sarà un misto, ci sarà. Sia la possibilità di andare in un mondo parallelo, ma anche di essere contaminati da un mondo parallelo in una situazione di realtà fisica. Quindi le due cose in qualche modo possono coesistere. Guardate questo grafico, è velocissima la cosa, però in tutte le grandi eh, eh, diciamo innovazioni tecnologiche nascono fondamentalmente da tre settori: eh, oppure l'economia viene trainata. Il militare e il gaming, e eh, non è la sede opportuna ma anche la pornografia e su questo argomento non, non approfondiamo oggi ma per quanto riguarda il gaming tutta la parte iniziale di questo mondo è stata generata da quello oggi sono cambiati un po i volumi lo spaccato vi dice che una buona parte quasi il 50% dei settori merciologici di riferimento utilizza la realtà virtuale o la realtà aumentata e sono healthcare engineering real estate retail Ogni eh, settore merceologico ha la, la possibilità di utilizzare queste strumentazioni portando un vantaggio alla propria crescita. Gli investimenti sono oggi, eh, quindi nel 2022, dato dell'anno scorso, ma di pochi mesi fa, di 18,8 miliardi di dollari investiti, quindi già cifre importanti, e la crescita stimata è del 21,6% nei prossimi 5 anni. Eh, considerate che. PvC ci dà questo elemento. Nel 2030, ritorno a una data prossima, eh, il PIL mondiale sarà di 1800 miliardi di dollari investiti in questi, in questi strumenti tecnologici. Tutto questo viaggia soltanto se c'è una rete che si è in grado di trasferirci contenuti e dati a una, a un, realisticamente eh, che possono essere sopportati da schede grafiche potenti ma anche da velocità. Quindi il 5G è fondamentale. No? Quando noi andiamo in montagna e passiamo in galleria e perdiamo la connessione telefonica nella galleria ci rendiamo conto che forse dobbiamo ancora qualche problema da questo punto di vista, mettere a terra dei progetti seri anche a livello aziendale. Il nuovo ecosistema quindi è il metaverso, quindi un mondo completamente nuovo, che ci permetterà di vivere situazioni, quello che dicevo prima, non necessariamente chiuse in un sistema. Fantastico e non reale, ma nella nostra realtà quotidiana potremmo avere dei supporti, degli aiuti affinché ci sia in qualche modo una commissione di. Eh, presenze fisiche o di oggetti che ci possono essere utili. Addirittura si, si parla, ma questo poi divaghiamo, se parto non mi fermo più, eh, di la possibilità di, di collezionando fotografie e video che oggi voi avete tutte sugli smartphone, in un futuro potremmo avere il nostro genitore ormai defunto al tavolo che mangia con noi e conversa perché l'intelligenza artificiale ha registrato tutta una serie di dati per cui io potrò chiedergli come stai papà e lui mi risponderà molto bene, e mi conversiamo normalmente con un ologramma che rappresenta il nostro... Ecco, su questo qualche, qualche dubbio io ce l'ho, <ride> se sarà una cosa etica o meno. E chiudo, si parla tanto anche di avatar, quindi noi come parteciperemo, come saremo protagonisti in un mondo futuro? Con il nostro avatar, evidentemente, che quindi è una riproduzione fedele del nostro corpo. Io l'ho già fatto, sono andato da Igudi, che è una società che fa questi avatar mi hanno messo in mutande in un uovo con 120 telecamere mi hanno scattato una, una fotografia e io ho il mio avatar preciso esattamente al millimetro del mio corpo cosa ne faccio oggi niente perché è così pesante graficamente che non lo riesco a infilare da nessun programma che mi possa essere utile ma attendere potrò mandarlo dal mio sarto che mi farà un vestito su misura e mi, eh, e mi darà la possibilità di non muovermi da casa, così come sulle piattaforme social che voi già frequentate. No? Quindi ci sarà la possibilità di partecipare a una festa di compleanno o di laurea, questa festa di laurea può essere fatta fisicamente qua da voi oggi, ma magari nel pomeriggio invita 200 persone alla sua festa di laurea il neolaureato, come con gli avatar. A quel punto però con l'avatar non ci andate, non dico in mutande, ma in jeans e maglietta, dovete essere un po' elegantini. E quindi inizierete a comprare vestiti virtuali per i vostri avatar. L'anno scorso, Rosso Diesel ha, ha venduto 3 milioni di euro di vestiti virtuali e quindi sta partendo tutto un mondo anche di, eh, economico importante da quel punto di vista. Questo sono io, eh, questo a destra, il mio avatar. Il mio, un po' giocoso, ma concettualmente è esattamente la mia figura. Non possiamo non parlare di blockchain, non ne parliamo in questa sede, ma chiaramente è un altro elemento fondamentale. Non so se ne, se ne avete eh, coscienza, però blockchain e NFT sono i due altri elementi che si sposano perfettamente con il metaverso e che ci permetteranno di superare n ostacoli anche pratici e, e legali. Perché poi l'altro tema è tutto della sicurezza. ChatGPT è stato chiuso perché il garante della privacy ha dato uno stop per n motivi. Come legifereremo tutto questo mondo? Come ci proteggeremo? La cyber security su questo settore è ancora tutta da scrivere e soprattutto il legal. Se io domani mattina, banalmente, ho un NFT di un'opera d'arte che ho mintato in blockchain e quindi ne sono diventato proprietario e succede qualche inghippo legale, io oggi mi posso forse a difendermi in Italia ma come mi difenderò in un altro paese? come sarà uniformata la legislazione. Quindi tutte queste cose chiaramente sono l'inizio di un percorso che probabilmente sarà tendenzialmente lungo, ma non lo è nella storia dell'uomo. Quindi parlavo con Colombo di Meta eh, recentemente e mi diceva che loro hanno una vision a 5, 6, 7 anni, quindi non, non domani mattina. Basta, ho finito. Grazie mille, grazie. Non, eh, è stata una spiegazione molto veramente esaustiva. Mi manca solo di sapere come, come si brinda, come si beve nelle feste di laurea nel metaverso. Ma è la parte più interessante, secondo me. Però vabbè, eh, ma magari vuoi rispondermi tu. Andrea, non so se vuoi dire qualcosa per eh, Ma in... eh, aggiungo pochissimo, perché mi sembra Nicola che abbia diciamo, dato contezza di tutto lo spettro anche delle tecnologie disponibili. Sono preso solo qualche appunto. Eh, così per integrare, mi eh, hai citato lo scrittore Neil Stephenson che Stevenson. ha coniato il termine metaverso nel 92 Snow, Snow Crash, nel, nel Snow Crash. Sì, un romanzo um, distopico sì. di fatto sì. che uh, vede una realtà parallela in cui si rifugiano queste persone che uh, fuggono dal, dalla tristezza del loro reale. E, e quindi l'idea del metaverso, appunto, uh, come metaverso, è una parola macedonia. Meta e verso, sì. meta vuol dire. Trascendere, no? eh, la radice di universo verso, trascende il reale per, per andare in un altrove, in questo caso virtuale, e, e questo secondo me è una eh, suggestione che già è eh, un po' a sinistra, no? cioè l'idea di andare in un altrove perché? perché non va bene il luogo dove, dove abitiamo, dove stiamo. No? Nicola giustamente dice: no, questo dovrebbe abilitare nuove possibilità, eh, nuove nuove esperienze. E qui mi collego al secondo spunto che eh, traevo dalla tua presentazione, cioè l'idea, come giustamente tu eh, hai sottolineato, che il metaverso non sia il caschetto, oggi molti lo identificano col caschetto, in realtà eh, il metaverso secondo me è meglio descrivibile eh, come una rete di esperienze eh, connesse e poi aggiungerei, se possibile complicare la definizione, a virtualità variabile. Cioè cosa vuol dire virtualità variabile? Che tu puoi avere più o meno immersione a seconda del tipo di tecnologia che usi, quindi puoi usare il casco e isolarti dal mondo esterno eh, con la realtà virtuale immersiva, ma come veniva giustamente fatto notare, puoi anche aumentare invece lo spazio fisico in cui ti trovi aggiungendo degli oggetti digitali o addirittura provare a far coincidere lo spazio virtuale con quello reale, e allora, in quel caso la realtà mista, che secondo me è una eh, prospettiva interessante, tecnologicamente sfidante, ma interessante proprio perché nella realtà mista coniughi due vantaggi. Il primo è quello di usare lo spazio della fantasia che ti permette la realtà virtuale immersiva, il secondo è quello di poterti appoggiare sulla fisicità dello spazio. E quindi questo tavolo può diventare un tavolo di un altro colore nella realtà mista, però tu lo puoi toccare, lo puoi sentire. Sì. Lo puoi sentire. Io posso eh, mettere la mano sulla spalla di Nicola in schermi, questo momento. Uno schermo qua, esatto. uno schermo qua. Questo è fisico, gli altri due sono virtuali. Esatto. E io lavoro su un tre schermi. Ma anche l'Avatar stesso nella realtà mista eh, diventa la, 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 la sovraimposizione di una figura virtuale su una figura umana reale. Per cui eh, io posso vedere Nicola, ma anche toccarlo nella realtà mista, invece nella realtà virtuale questo non è ancora possibile perché le tecnologie aptiche non sono ancora così, quelle che relative al tatto per intenderci il ritorno di forza non sono così sviluppate. Eh, poi ho visto che nella parte finale della presentazione hai citato eh, Milgram. Milgram è eh, una, un autore che ha inventato il cosiddetto continuum di Milgram, no? che vuol dire che il metaverso in realtà appunto è una collezione di possibilità virtuali che va eh, da un polo del continuum che è quello a zero virtualità, che è la realtà fisica, all'altro polo che è la realtà eh, completamente immersiva. E, e lungo tutto questo continuum ci sono una serie di possibilità e di esperienze possibili. Secondo me, diciamo leggere il metaverso con una chiave di mh, rete di esperienze connesse ci permette. Di superare anche una visione troppo tecnocentrata del metaverso. Cioè, se, se facciamo entrare nella definizione del termine esperienza, secondo me eh, questa definizione ci aiuta a superare l'idea che il metaverso sia tecnologia. Secondo me, il metaverso è soprattutto esperienza, perché è fatta di contenuti, ma i contenuti sono fatti anche di storie. Quindi eh, lo dico provocatoriamente perché se si guarda il metaverso soltanto da un punto di vista tecnologico, secondo me le persone si spaventano. Invece, noi dovremmo guardare al metaverso come la possibilità di eh, fare delle esperienze eh, un po' fuori dall'ordinario, eh, imparare delle cose, ma anche eh, come dire, superare l'idea che senza eh, la tecnologia il metaverso non sia possibile. È vero in parte questo è vero che non è possibile perché eh, la tecnologia è abilitante, però è anche vero che per esempio quando io leggo un libro posso immergermi in una realtà narrativa e il libro stesso in un certo senso è un metaverso, no? Se io leggo il Signore degli Anelli vengo catapultato in una realtà alternativa. Noi che studiamo queste cose lo chiamiamo il paradosso del libro. Anche un libro può darti una sensazione elevata di presenza. Eppure non c'è niente di tecnologico. Quindi se guarda il metaverso in una chiave esperienziale, secondo me arricchiamo il suo significato anziché eh, come dire, diminuirlo. E soprattutto questo ci connetta la possibilità di pensare al metaverso come una possibilità, un'opportunità per chi studia le discipline umanistiche, e qui sono molto rappresentate in cattolica, perché è un metaverso di contenuti, è un metaverso che apre le sue porte non solo agli ingegneri e ai tecnologi, ma anche a chi questi contenuti li deve creare, quindi alle industrie creative. Allora ti chiedo, visto che parliamo di, di formazione, cosa, cosa fa l'università per come è, è pronta a formare studenti a questa esperienza? Ma allora, ovviamente l'università eh, deve... Deve avere... utilizzare, scusami, anche ah, questa certo, esperienza certo. Per, per formare poi a, a professioni... Ma allora, eh, come hai appena detto, l'università ha due ruoli nel metaverso. La prima, il primo ruolo, quello più ovvio, è quello che deve formare le competenze di coloro che il metaverso devono costruire. Deve concorrere a formarle, perché poi insomma il mondo imprenditoriale high tech fa la sua parte, però molte di queste competenze vengono anche da, dall'università. Quindi quanto è pronta l'università a formare i professionisti che dovranno costruire il metaverso? Eh, a mio avviso qui la diagnosi è un Po eh, negativa eh, perché secondo me eh, prima di formare le persone che costruiscono il metaverso bisogna capire quale competenze è necessario formare bisogna formare è i formatori eh. sì, è come esatto. e come aggregarli e da questo punto di vista secondo me le idee non sono chiarissime già facciamo fatica come abbiamo visto a capire cos'è metaverso quindi se già fai fatica a capire cos'è metaverso figurati quanto fai fatica a formare le persone che questo metaverso devono costruire. Quindi secondo me la difficoltà qui è che dobbiamo mettere insieme competenze che non sono soltanto tecnologiche, cioè chi sviluppa il codice, chi costruisce modelli virtuali, la grafica tridimensionale, ma anche chi progetta eh, diciamo, eh, i contenuti narrativi, eh, chi valuta la qualità di queste esperienze. La, la qualità dell'esperienza, l'ergonomia eh, di questa esperienza è una qualità importantissima del metaverso. Prima eh, tu facevi vedere la spada di Damocle, mm -hmm. questo visore degli anni 60 che si teneva eh, con un cavo attaccato al soffitto. No? Era una cosa che pesava diversi chili. Certo. Non, non puoi aspettarti che una persona indossi un visore che pesa tanto. Per ore. per ore, no ovviamente sono stati fatti passi da gigante da questo punto di vista per quanto riguarda quello che noi chiamiamo la user experience l'esperienza dell'utente è stata migliorata tantissimo c'è ancora un po' da fare perché io eh, che uso spesso insomma queste tecnologie dopo 20 25 minuti mi, mi sento affaticato poi non so qual è l'esperienza di nicola assolutamente però più o meno io infatti questa... scusa, volevo dire c'è cioè, importante che L'università da sola non può farcela, cioè c'è cioè, bisogno anche di un, di un supporto del, delle imprese, scuole, Se, università. Secondo cioè, questo... me, ecco, l'ideale è mettere insieme, mettere insieme le, in le me. capacità formative dell'università con ehm, l'attenzione ai bisogni formativi che può venire dalle aziende. Lo dicevamo anche l'altra volta. Anche l'altra volta. No, eh, esattamente, Axentur eh. che era ospite, eh. infatti diceva che eh, sta formando. Con questa collaborazione, secondo me, si riesce a formare i professionisti del metaverso. Il secondo ruolo è quello eh, dell'uso eh, del metaverso per migliorare la formazione universitaria. A che punto siamo eh, in questo settore? Eh, è poco diffusa ancora eh, la realtà virtuale e il metaverso nella formazione universitaria. Eh, ci sono alcuni esperimenti insomma, a livello internazionale eh, che hanno, secondo me, eh, riscosso un certo successo. Anche di accettazione da parte degli studenti, docenti, noi stessi in Cattolica. Voi state stiamo... facendo sì, questo esercizio. Sì, noi stiamo un progetto... facendo con Giuseppe. Stiamo... Metaversity, no? Sì, Come... il progetto Metaversity che è frutto della collaborazione dei due centri di Ateneo che sono Teaching and Learning Lab appunto, e appunto HT Lab. Eh, e Questo è interessante perché mettiamo insieme Teaching and Learning e la ricerca? Perché Intanto eh, vuol dire innovazione della didattica metaverso e quindi teaching and learning. Però la ricerca serve a far capi a a capire se il metaverso funziona. Funziona vuol dire migliora l'efficacia della didattica, cioè vale la pena eh, costruire, eh, diciamo una didattica virtuale? Eh, per adesso le esperienze dicono che vale assolutamente la pena, nel senso che eh, il metaverso aumenta l'efficacia. Eh, formativa eh, perché ha tutta una serie di vantaggi che magari dopo eh, potremo allora, esplorare sì. e, e appunto serve anche a capire però qual è eh, l'altra faccia della medaglia cioè se io eh, do la disponibilità ai docenti e ai studenti di utilizzare questi visori e questi contenuti poi effettivamente eh, c'è una, una buona risposta dal punto di vista dell'accettabilità dell'inclusività eh, dell'accesso a questa ne abbiamo tecnologia Abbiamo parlato dell'inclusività prima mm. dei 5 sensi, eh, magari poi ne parliamo, insomma, se è una tecnologia anche, anche inclusiva. Io, Nicola, Vole, invece ti chiedo... una cosa eh. su questo, questo argomento, secondo me un eh, è un'idea, è tutta una questione di tempo, cioè i nostri i miei figli, io ho un figlio di 13 anni, 14 anni, sono nativi, tecnologicamente nativi, perché sono nati con lo smartphone in mano, no? io che ne ho quasi 60... Eh, non so usare il mio telefonino concettualmente, cioè non lo, non lo, non lo so usare al, al completo, lo uso per quelle quattro funzioni che mi servono. Quindi sarà una questione di crescita, quando noi avremo i visori a portata di mano che costeranno 100 euro, non 1.500, 2.000 come costano adesso, ne useremo con una certa facilità, ci saranno dei contenuti, le nuove generazioni che noi abbiamo cognato come generazione Z, eh, scusi Z, eh, Meta, Abbiamo fatto una, una presentazione di una scultura tridimensionale virtuale con un artista che ha creato questo bambino in fascia. L'abbiamo un po' battezzato così. Concettualmente è una questione di eh, approccio. Oggi siamo al Commodore 64 dei computer, concettualmente, anche se ci sembra di essere già proiettati in una dimensione. Non so se loro lo sanno cos'è il Commodore 64. Il Commodore 64, ragazzi... è il primo computer che noi. Da... Ancora più giovani di voi abbiamo utilizzato, no? che per aprire una pagina ci mettevamo. Io ero dell'alto partito Sinclair, ZX Spectrum. <ride> Però stiamo parlando del, degli albori della tecnologia, no? no? sono cambi di passo così repentini che spiazzano molto, molto probabilmente all'inizio, poi sarà, il tempo ci darà ragione o darà ragione a voi perché sarà il vostro futuro. No, infatti bisogna incoraggiarli ragazzi, quindi l'impresa, abbiamo sentito la parte accademica, invece la parte dell'imprenditore, innanzitutto se ci spieghi anche cosa succede, eh, cosa fai con Warzone e questo spazio che si chiama Wakanda, poi spieghi sì, 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 perché sì. insomma Wakanda secondo me vi dice già qualcosa di più di... Del Commodore 64 forse? Sì, allora noi eh, fondamentalmente ci siamo un po' dibattuti all'inizio sul quale strada prendere, no? la mission aziendale era non sapevamo se era più B2C o B2B, eh, di base abbiamo fatto una scelta a metà, quindi, questo spazio che abbiamo in centro Milano, in via della Moscova, di 200 passametri quadrati, è attrezzato con tutti i nuovi sistemi di tecnologia, sia in realtà virtuale che in realtà aumentata. Come lo utilizziamo? Lo utilizziamo una parte diciamo, durante il giorno per incontrare le aziende e suggerire loro delle soluzioni tecniche per, proprio in questo settore. E qua, mi fermo un secondo parlando di quello, siamo molto indietro. No? Recentemente abbiamo incontrato un imprenditore illuminato anche dal punto di vista alimentare che aveva n referenze da mettere nel catalogo, eccetera, eccetera, ma ha chiesto due ore di, di, di spiegazioni su come avrei potuto sviluppare il suo catalogo virtuale. Quando gli ho detto, guarda, l'investimento è intorno ai 200-250 mila euro a, per, per fare questa operazione, mi ha guardato come un marziano e mi ha detto, ma io non li spenderò mai questi soldi. E quanto voleva, quanto tu immaginava ma di niente, spendere? niente, stupido ieri è arrivata una richiesta, abbiamo fatto un preventivo di 20 mila euro, questo non pensava di spenderne due. Cioè oggi il costo di programmazione è alto, concettualmente, ma non è alto nel senso monetario perché 20.000 euro, 200.000 euro per l'azienda importante, questo era Beretta Salumi immaginate, spende milioni in pubblicità allo stadio, non erano i 250.000 euro che lo bloccavano è che mentalmente non si è pronti a fare quell'approccio lo stanno facendo per esempio le banche, le assicurazioni, quindi perché devono mettersi un po' la, la, la spilletta al petto, no? Siccome JP Morgan e Morgan Stanley hanno la banca nel metamerso, allora anche loro seguono e dicono ce l'abbiamo anche noi la banca nel metaverso. Che poi chi ci va non si sa, perché quando mh, è difficile... Fare una, una consulenza strategica finanziaria con un avatar, devi avere il tuo avatar, devi entrare dentro, devi incontrare il tuo gestore che è un avatar anche lui, senza poi gambe. Eh, senza gambe, peraltro, perché il corpo intero non si vede ancora, quindi è veramente tutto un, un mondo in progressione. Questo cosa comporta? Che chi è più illuminato o la vede, vede un po' a medio termine l'investimento sarà in vantaggio competitivo quando questo diventerà di uso comune. Chi è rimasto un po' indietro, ancorato alle sue tradizioni, anche per mentalità, dovrà rincorrere. Queste, tutte le tecnologie sono così, chiaramente. Però ad oggi mettere il, la frizione sta nel ROI, cioè il ritorno sull'investimento vuole essere breve invece bisogna vederlo un pochino più lungo. Io oggi devo iniziare a investire, investire, investire affinché poi quando ci sarà la necessità del mercato io sarò pronto. Banalmente IKEA no? che ha fatto il suo sviluppo di realtà aumentata dove posizionando con lo smartphone il, il, il mobiletto XY nell'angolino, io lo posso vedere nella, stanza, nella mia stanza. Si è fermato un po' lì, ma è concepibile ancora che voi comprate il mobile fluxi Fluke e quando lo aprite avete un, un, un foglio di carta, vi dovete concentrare e sbagliate quasi sempre a montare una, una nanta di un colore rispetto all'altro e vi avanza una vite? Eh, no. Dovrebbe essere automatico che io con il mio smartphone metto e viene fuori un omino che mi dice: Ehi, hai comprato il mobile? Ti faccio vedere, non fare questo, fai quest'altro. Cioè, ci aiuterebbe molto nella pratica, nella vita pratica, l'utilizzo di questi strumenti. Però ancora io, gente che fa così in giro per il mondo, non la vedo. Eh, Armani ha un, ha un museo del, del suo, del, degli abiti che, sono belli, che è bellissimo, non ha un sistema tecnologico per cui io posso pensate quanti video, quante foto che storia può raccontare Giorgio Armani di ogni abito che, che fa vedere mi basterebbe avere un occhiale basta una sovrapposizione e mi si aprirebbe un mondo c'è un cartellino con l'ha indossato Ritz Taylor quel giorno, là. appunto quindi capite, e siamo già parlando di imprenditori illuminati da un certo punto di vista. Eh, in Iveco, e in Mitaccio, eh, abbiamo fatto tre appuntamenti, al quarto appuntamento, quando la Sticella si è alzata e è andata alla dirigenza che doveva approvare il budget, hanno, non hanno capito e quindi hanno fatto un leaflet, hanno fatto un pieghevole, cioè siamo tornati indietro di dieci anni. E qua introduco il secondo argomento, che è quello relativo al workshop. Quella piccola presentazione che vi ho fatto, noi la decliniamo in due ore e mezza di attività, sia... Eh, teorica che pratica. Quindi dopo aver capito e approfondito le tematiche, vi mettiamo sui visori e voi toccate con mano e, e, e la realtà. E allora lì si allineano le menti. Se l'azienda viene da noi, sono 10 persone di cui almeno 8 non sanno neanche che cos'è la realtà virtuale. Una volta che hanno finito questo processo, quindi si sono allineati come concetti: hanno capito la differenza: la realtà virtuale, la realtà aumentata, mix reality, NFT, blockchain. Sono allineate allora le sinapsi partono. Allora il prossimo progetto che dobbiamo mettere a terra qualcuno dice: Ma vi ricordate quando siamo andati quel giorno là in Warzone che ci hanno spiegato che si poteva fare questo, questo, questo. Perché non ci proviamo? Perché non pensiamo a un, um, qualcosa di diverso? E allora li funziona. Ma se due soli sanno e capiscono, e gli altri otto sono ancora fermi, voi capite che è tutto molto più complicato Andrea, che strumenti ci vogliono per per essere pronti alla, alla formazione, perché hardware e software insomma, ci sono, eh, le infrastrutture, i costi sono ancora troppo alti, Qual è il, co, co, di cosa c'è bisogno? Ma allora, ehm, nell'ordine secondo me c'è bisogno di ehm, maggiori contenuti, ehm, soprattutto, ehm, allora, nell'ordine piattaforme di metaverso vere, perché adesso la realtà virtuale è soprattutto un'esperienza individuale, le esatto. piattaforme di metaverso ancora, parte Roblox, ehm, c'era AltSpace ma l'hanno chiusa, eh, adesso non ne vedo molte in giro onestamente, anzi se <ride> avete qualcosa da segnalarmi io la provo volentieri, ma eh, il primo problema è che eh, di metaverso se ne parla ancora, ma le piattaforme non ce ne sono eh, così. quindi il primo problema è questo, vediamo lo sto metaverso. Eh, il secondo è i contenuti, eh, perché mh, appunto anche nella realtà virtuale individuale eh, i contenuti formativi sono ancora molto limitati. E quindi eh, probabilmente questo mercato si deve ancora eh, sviluppare. Però io eh, da questo punto di vista tendo ad essere ottimista, perché secondo me lo sviluppo di contenuti sta diventando eh, sempre di più una commodity. Grazie all'emerge eh, dell'intelligenza artificiale generativa, cioè l'intelligenza artificiale che crea lei i contenuti. Quindi eh, questa possibilità secondo me è alle porte e questo faciliterà moltissimo la creazione di contenuti. Ovviamente questo avrà un impatto eh, sulla, sul, su un altro pezzo di mercato che è quello dello sviluppo, eh, perché chiaramente come oggi eh, i designer e gli artisti stanno. Eh, testimoniando c'è una preoccupazione legata al fatto che una parte delle industrie creative eh, sarà occupata dall'intelligenza artificiale e secondo me eh, questo non sconta eh, lo sviluppo di contenuti eh, appunto per il mercato del, del metaverso e della realtà virtuale. Eh, dillo a me che fanno già gli articoli di giornale. Eh, <ride> e quindi, no, Però dall'altro lato c'è cioè, chiaramente una economia che si distringe eh sì. eh, fa spazio a un'economia che si apre, no? Ci saranno professioni emergenti, ci saranno quelli che dovranno istruire l'intelligenza artificiale a creare questi contenuti per il metaverso. Però eh, l'idea appunto di avere dei contenuti che si avvicinano all'utente che li usa eh, offre delle possibilità per personalizzare questi contenuti. Faccio un esempio concreto. Io sono un docente, voglio usare il metaverso e non ho la possibilità di acquisire questi contenuti perché non ci sono. Se potessi svilupparlo eh, con la stessa facilità con cui sviluppo un PowerPoint per una lezione, sarebbe già un gran passo avanti. Quanto siamo lontani da questo scenario? Secondo me non lontanissimi. Io penso che andrà di pari passo allo sviluppo delle piattaforme del metaverso. Quindi, secondo me, eh, io stimo che nei prossimi cinque anni avremo la possibilità di vedere la possibilità di usare l'intelligenza artificiale per creare contenuti formativi eh, personalizzabili. Il terzo punto secondo me riguarda la dimensione della eh, user experience, cioè l'usabilità e la qualità dell'esperienza di queste tecnologie. Eh, secondo me lì c'è ancora un, un bel lavoro da fare, lo dicevamo prima. L'interoperabilità è, 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 è il problema di rendere connesse queste esperienze e il fatto che io se faccio l'avatar per un mondo virtuale, poi devo usare, poter usare questo avatar anche per, anche ehm... per un altro. Esatto. No? E, e questo è, è un problema anche di usabilità, come dicevo, di queste piattaforme e di user experience. Cioè, quanto più interoperabili appunto sono questi mondi, tanto meno fatica farò per utilizzarli, tanto più motivato sarò ad, ad applicarli nella mia vita quotidiana. Ah, sia come formatore, sia come... Eh, insomma ricevente della formazione io invece volevo chiedere a nicola perché ieri mi aveva anche incuriosito lui mi ha raccontato eh, quando ci siamo sentiti anche di test proprio che vengono fatti per che secondo me riguarda può interessare molto anche eh, proprio gli studenti perché come fanno come usano le società il, il metaverso anche per mettere alla prova eh, possibili nuovi impiegati. Sì, come noi lavoriamo con gli HR delle aziende, cioè quando fanno selezione del personale o ricollocamento vengono da noi per l'ultimo miglio, definiamolo così, cioè utilizzano i loro strumenti tradizionali per fare la selezione. Poi quando arrivano da noi noi li mettiamo il visore in faccia a questi candidati, potenziali candidati, e li mettiamo alla prova praticamente eh, in un mondo parallelo che li rende assolutamente... Diretti e collegati. Quindi l'immersività è così forte, per cui eh, la risposta è veramente genuina e istintiva. E cerchiamo, come dicevi, giustamente tu, con, avendo pochi strumenti specifici perché si è ancora realizzato poco in questo settore, di adattare prodotti che abbiamo a scaffale che in qualche modo rielaboriamo per renderli competitivi nei diversi settori. Vi faccio un esempio stupido: c'è un Un'esperienza un che vi consiglio di venire a provare da noi perché è unica: dove si cammina fondamentalmente, si entra in un ascensore e si viene portati al quarantesimo piano di un grattacielo. Improvvisamente l'ascensore apre le sue porte e si è a sbalzo su una trave di legno sospesa nel vuoto. Allora, è chiaramente, chi viene da noi a provarla. Un secondo prima, ai piedi per terra nel nostro ufficio, quando si mette il visone, è evidente che è ancora lì, no? non può pensare di essere sul grattacielo. Eppure, l'80% delle persone, forse è una stima eh, anche bassa, non si muove dall'ascensore e dice voi siete pazzi, io non faccio un passo e inizia a sudare, ma vi garantisco, è impressionante. Quindi, questo cosa facciamo? Noi lo adattiamo, oltre ad essere un giochino divertente e emozionante, nel caso di un candidato che è in un team, per esempio, deve vincere. Fondamentalmente la sua paura perché magari soffre di vertigini, quindi si fa coraggio perché il team esige questo, questo suo sacrificio. Ma mentre cammina a passettini, perché poi noi siamo bastardi, abbiamo messo anche un asse di legno che scricchiola e un ventilatore Siete in faccia proprio. che gli fa sentire l'aria. Mentre fa questa passeggiata, gli raccontiamo una storiella con tre nomi, tre colori e tre numeri. Quando torna indietro, gli richiediamo. Sì, All'interno di questa storia di che colore era quell'oggetto piuttosto che quell'altro, quanti erano i bambini che abbiamo visto, perché c'è una storia. Cosa vuol dire? Utilizziamo questo strumento per eh, eh, adattarci a una richiesta del mercato, cioè capacità di concentrazione, capacità di mantenere la calma, di memorizzare, eccetera, eccetera. Altro esperimento è quello del talking, talking per esempio c'è cioè una bomba da disinnescare, non ha la forma di una bomba, diciamo che oggi è anche un poco carino un raccontarlo, detonatore. un detonatore, con un timer attivato al contrario e uno solo dei, dei, dei partecipanti ha il visore e visualizza l'oggetto con tutte le luci, colori, cavi eccetera eccetera, col timer che sta andando. Gli altri fuori hanno un manuale, può essere in italiano, ma può essere anche in un'altra lingua, in inglese, in tedesco, in francese. Chi vede la bomba deve essere capace di descrivere velocemente, con dovizie di, di, di termini, ai compagni cosa sta vedendo, gli altri che capiscono cosa, cosa, in che situazione è l'innesco della bomba devono cercare rapidamente la soluzione, quindi lettura trasversale veloce, individuata la pagina, devono risolvere un paio di enigmi, barre a calcoli matematici o equazioni e alla fine dare la soluzione dice stacca il cavo rosso perché è quello che, che fa detonare la, la, la bomba. In questo caso noi riusciamo a, a cogliere proprio la leadership, la capacità di concentrazione, la velocità di pensiero, la capacità di anche interpretare un testo non in lingua originale e tutti questi strumenti ci portano ad avere una, un finale eh, che ha un senso, ma di base è un giochino, quindi non c'è ancora sul mercato qualcosa di così verticale, abbiamo delle classi, oggi avevamo una classe di liceali da noi, dirti che potrei fare una lezione completa su tutte le materie del, 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 del programma, anche no. Il tema dei contenuti. Eh, non c'è, non c'è. Esatto. Oggi puoi andare sulla Pollo 11 magari a fare l'allunaggio, ma, ma nel nomi no. B Brown, grossissima società, importantissima, Johnson e Bax, 20.000 dipendenti nel mondo, che fa eh, prodotti farmaceutici di altissima gamma o anche di media e bassa, quindi spazia. A un certo punto è venuto da noi a fare un workshop erano 40 candidati, è stato molto interessante, poi però a un certo punto si è parlato della possibilità di utilizzare la realtà virtuale per iniziare a fare le sezioni, le, ehm, fondamentalmente le, le, i test sui tumori, le masse tumorali no? del fegato piuttosto che, che oggi si fanno sui cadaveri, oggi, oggi ancora c'è un mercato, passate i termini, proprio di cadaveri, quindi perché è lì che si può fare pratica e capire. Eh, è vero, la realtà virtuale potrebbe agevolare questo settore perché inizia a prendere confidenza col tipo di taglio, col bistro ma l'oncologo che rappresenta ha detto, sì signori, ma noi lo tocchiamo il tumore senza quel, quel palpeggio del, della massa tumorale non, non riusciamo a capire che stadio è c'è ancora una fisicità anche in quel settore lì da scontare non è sufficiente mentre nella parte di assistenza tec tecnica su per esempio una caldaia passatemi il termine, quanti di voi hanno visto la mamma o il papà chiamare le, le, il tecnico della lavastoviglie perché la lavastoviglie non va, poi arriva e diceva ma signora ma c'era un tasto da schiacciare, eh, ma porco Giuda, 100 euro perché è venuto fuori e mi ha girato una lavastoviglie, una... ecco lì dovremmo essere già molto più avanti, dovremmo avere la possibilità di voi con un visore, voi con uno smartphone, di risolvere tutta una serie di problemi da remoto che eh, normalmente oggi non si fanno ancora. Per, per chiudere così faccio un'ultima domanda a entrambi, poi dopo diamo spazio sì. ai ragazzi se hanno delle curiosità. Eh, adesso hai già fatto un cenno, cioè, quali sono i vantaggi di queste pratiche, al di là del gaming, del divertimento, dei test, così. però poi c'è appunto ingegneria a livello di ingegneria, a livello di medicina, ancora ci sono dei limiti, ma... Eh, ci saranno delle opportunità enormi no? da, certo. eh, da sviluppare e invece i limiti, uno di questi l'inclusività di cui abbiamo, abbiamo parlato prima, quindi chiedo sia all'accademico che all'imprenditore di dire quali saranno le opportunità eh, che arriveranno grazie alla formazione nel metaverso e i limiti. Allora, le opportunità della formazione virtuale sono ben note e sono eh, prima di tutto il senso di presenza che eh, dà la possibilità di eh, abilitare quello che si chiama... Learning by doing, no? imparo eh, facendo e questo è un vantaggio ovvio. Cioè io posso simulare, come diceva Nicola, una situazione molto realistica eh, che mi permette di eh, apprendere eh, quell'abilità o quella competenza in un contesto sicuro dove posso fare tanti errori e non succede niente. Quindi nel caso della medicina, insomma, questo mi sembra importante, soprattutto nel caso della medicina. E, e poi ecco, questa è una cosa un po' più tecnica, eh, la dimensione sensorimotoria dell'apprendimento, perché la realtà virtuale eh, stimola i sensi, eh, ma stimola anche la dimensione motoria. Quindi io posso toccare una molecola, ma solo nella realtà virtuale, non posso toccare un atomo nella vita reale, oppure non posso eh, visualizzare un campo gravitazionale, no, non lo vedo. E, e quindi per le STEM, cioè per le materie scientifiche, tecnologiche e matematiche, questo è un salto perché eh, mi permette veramente di trasformare eh, una conoscenza di tipo simbolico in una conoscenza di tipo appunto sensoriale e motoria. E questo, eh, la, gli studi sulle scienze, delle scienze cognitive eh, ci dicono che è un grandissimo vantaggio per l'apprendimento. E poi eh, non vorrei trascurare il fatto che la realtà virtuale è una tecnologia emotiva per eccellenza, che ci permette di emozionarci mentre... Eh, eh, facciamo una, un esercizio. Eh, noi, per esempio, nel nostro gruppo di ricerca abbiamo studiato l'impatto della meraviglia nell'apprendimento e la realtà virtuale è una tecnologia che stimola la meraviglia. Allora, un grande filosofo diceva, ogni conoscenza autentica comincia dalla meraviglia. La realtà virtuale, le nostre ricerche mettono in evidenza, stimola la meraviglia e quindi stimola l'apprendimento. Ma la meraviglia stimola anche la creatività. Un'altra emozione che abbiamo studiato è l'emozione del flow, dell'esperienza ottimale. Tu sei in flow quando sei concentrato completamente nell'attività che stai facendo e quello che fai è eh, talmente coinvolgente e eh, talmente motivante che lo fai solo per il gusto di farlo. Questo insomma, riguarda tutti gli sport, eh, le attività artistiche, ognuno ha il flow in un'attività diversa, no? Però, quando hai il flow, tu tende a replicare quell'attività. Allora, quello che abbiamo scoperto è che la realtà virtuale è una tecnologia di flow. Quando usi la realtà virtuale, tende ad andare in flow proprio perché puoi alzare l'asticella delle difficoltà, ma anche eh, come dire, eh, abilitare le tue competenze a raggiungere quel livello di difficoltà, un po' come videogame, no? che tutte le volte che riesci a superare uno stadio c'è quello successivo che è un po' più difficile però nel frattempo hai migliorato le tue abilità cioè hai appreso quindi eh, cioè, pensate a la possibilità di usare il flow che genera un'applicazione una a un gioco come fortnite nell'apprendimento è possibile farlo è possibile dipende da come progetti queste esperienze di apprendimento cioè io credo che mh, sia sbagliato pensare che Studiare e apprendere significa per forza avere delle esperienze negative. Perché potremmo pensare al metaverso come l'opportunità di costruire delle esperienze ottimali e stimolare la meraviglia e il flow. E quindi apprendere divertendosi, apprendere eh, con una motivazione che non è solo estrinseca, cioè lo faccio perché trovo lavoro, oppure perché così eh, guadagno dei soldi, oppure perché mi riconoscono queste competenze, ma proprio perché mi piace farlo. dicevano no ma poi ecco la, la parte di Wakanda è B2C quindi la vostra festa di compleanno potete venirla a fare da noi piuttosto che la laurea piuttosto la che di laurea. Prenotare, prenotare da noi una, una sessione di, di, di escape room ed è molto divertente ma questa è la parte più, più business. divertente ecco esatto ragazzi avete qualche, qualche domanda qualche curiosità Non possiamo essere stati così bravi. <ride> Hanno capito tutto, non ci sono dubbi. Mi viene il sospetto che magari le cose che abbiamo detto le sanno già, perché magari... avete... siete a posto così, non, non so, volete aggiungere voi qualche altra cosa? E... Ma l'idea il pensiero è quello che, io, siccome io vivo anche i, i giovani, perché ho dei figli, che siate su una, una, una rampa, cioè, o meglio, se lo vogliamo vedere al contrario, è una pallina su un piano inclinato. La sfera è partita e quindi inizia a correre. Se il piano si inclina, e temo che si inclinerà più velocemente rispetto ai, al passato, cioè noi, io mi ricordo quando avevo la vostra età, ero all'ATM, un bar che c'è in, in centro a Milano, vicino a via Moscova, e una mia amica mi ha detto, ma hai sentito parlare di internet? Mo, che cazzo è questo? internet e quindi sono passati 20, 30 anni 30 anni è tanto tempo forse qua avremo una, una risposta un po' più veloce si pensa proprio grazie al computer quantistico che dicevo, all'intelligenza artificiale che fra 5 6 massimo 10 anni si arriveranno a dei risultati incredibili e quindi buona fortuna insomma, secondo me è il vostro, è il vostro mondo e vi consiglio di farci un pensiero, qualsiasi professione vogliate fare, ma dovete iniziare a guardare nel catalogo delle opportunità di questo mondo perché sicuramente c'è necessità di, di competenze. Noi già adesso non le troviamo. Io ho realizzato un metaverso per un istituto finanziario e abbiamo fatto fatica a trovare gli sviluppatori, non ce ne sono, da nessuna parte. Quindi questo è molto più verticale. C'è una domanda? E che competenze cercate particolarmente? Ma ad oggi noi iniziamo a sviluppare contenuti dei programmatori che usino Unreal piuttosto che altri programmi Unity. Unity. Cioè concettualmente che poi è tutta roba che viene dal gaming, eh? siamo ancora lì, non c'è ancora stato un salto forte. Però banalmente ci serve gente che sviluppi ed è difficile trovarli, distrapaghi, non sono impegnati in una fase dove il mercato non chiede molto. Perché vi ripeto, cioè, l'80% non sa neanche che cos'è il metaverso. Se tu chiedi per strada, io tengo banco tutte le sere che vado a cena al ristorante che c'è una tavolata, magari gente che non conosco, e dice: Cosa fai tu? Devo decidere se rispondere di metaverso o no, perché poi diventa un monologo per tutta la sera perché mi assillano di domande. Ma spiegami, non ho capito niente, ma come funziona? E tu parti con un disco rotto a raccontargli tutta la storia. Quindi siamo veramente alla preistoria di questa tecnologia ho una curiosità io questa situazione così in cui si cerca una professionalità è italiana o, o anche a livello globale c'è ancora anche questa carenza c'è cioè una carenza globale di queste professionalità Ma anche perché a mio avviso il programmatore è un pezzo della, della storia perché cioè, tu devi progettare, vedo qua ci sono anche studenti del nostro master in user experience psychology eh, devi progettare un'esperienza Progettare un'esperienza non basta il programmatore eh, che ovviamente è, è bravo a scrivere codice, ma eh, bisogna pensare anche quello che noi chiamiamo il journey, cioè come funziona tutto il percorso dell'esperienza e il contenuto narrativo dell'esperienza ha un ruolo, certo che ha un ruolo anche quello. Poi dobbiamo pensare agli aspetti eh, legati alla sicurezza dei dati, agli aspetti legali, abbiamo visto se no ti chiudono, quindi fai sì. l'applicazione e poi te la chiudono. Eh, dobbiamo pensare agli aspetti legati alla dimensione economica, cioè, se voglio fare delle transazioni, ci vuole l'aspetto di blockchain e via dicendo. Quindi, ehm, secondo me, è, eh, sono tante le competenze che servono. È per questo che oggi, secondo me, lo dicevamo anche l'altra volta, stenta a decollare il business del metaverso perché eh, mancano, eh, manca la possibilità di integrare tutte queste competenze insieme in un'unica figura. Arriveranno, arriverà, arriverà. Bisogna... Cioè, una richiesta del mercato ci sarà anche una cioè. proposta formativa, esatto. È una grandissima opportunità. Assolutamente, esatto. eh. no, io lo dico al loro beneficio perché mi sembra questa una buona notizia per chi vuole esplorare questa opportunità emergente. Perché... Bisogna come sempre nella vita essere curiosi eh. e quindi la curiosità fa, fa sì che apprendiate e avrete un vantaggio sicuramente competitivo sul mercato. Allora direi che insomma, se non ci sono altre domande possiamo, possiamo salutarci, ti do la parola. Beh, a questo punto, oltre a ringraziarvi, volevo ricordarvi i futuri eventi del nostro laboratorio Ateneo. Abbiamo un evento speciale il 2 maggio: avremo Vittorio Bertola e Stefano Quintarelli insieme al presidente Romano Prodi che presenteranno il libro Internet fatta a pezzi che analizza il rapporto tra il mondo di internet come era all'inizio quindi un mondo globale e quello che è diventato adesso con le big tech che influenzano in modo significativo l'esperienza e il business del, di internet e quindi 2 maggio e invece il 9 maggio avremo l'ultimo incontro di questa diciamo, serie di eventi sul metaverso l'ultimo incontro riguarderà il tema della comunicazione nel metaverso. È chiaro che eh, oggi i social media sono diventati quello strumento che sono diventati centrali all'interno della nostra vita proprio alla potenza della comunicazione. All'interno del, del, dei social media noi ci siamo ma comunichiamo. Ecco, cosa cambierà nel mondo del metaverso? Quindi anche in questo caso avremo due colleghi che ci racconteranno la loro esperienza e spero che sarete numerosi come lo siete stati oggi. A questo punto grazie a tutti e buona serata e buona Pasqua. Grazie dell'invito. Grazie. grazie, grazie a tutti. Grazie, eh,